Siamo all'ultimo capitolo in cui invece si parla di un libro che è stato probabilmente il più citato di Perniola. Se ne duole, da un certo punto di vista, Perniola nella introduzione della riedizione della Società dei Simulacri, dice che ha aspettato 30 anni per procedere alla riedizione dell'opera, che è stata la sua opera più citata e anche la meno capita, nel senso che la Società dei Simulacri è stata concepita come una traduzione, un aggiornamento della Società dello Spettacolo. Mentre Perniola giustamente ricorda una cosa che in realtà una persona che legge il libro deve capire, e cioè che Simulacro non ha un'accezione negativa, cioè Simulacro non viene inteso come una copia scolorita del reale in cui saranno immersi. Non è così. Il simulacro è la nuova dimensione che Perniola ricostruisce attraverso un itinerario filosofico che è molto articolato. L'idea di concentrarmi su quest'opera è venuta dal fatto che Poggio mi ha chiesto di concentrarmi proprio sul parallelo Perniola-Baudrillard, perché io sarei esperto più di Baudrillard. Ho deciso di concentrarmi su quest'opera per andare un po' nella direzione in cui sono andati sia Pierpaolo che Anselm, cioè di partire un po' dai testi e fare un'analisi per quanto possibile fondata su documenti. E il risultato qual è? Allora, la prima parte della mia relazione sarà proprio dedicata a un confronto abbastanza puntuale tra il simulacro in Perniola e il simulacro in Baudrillard. Poi passerò a esaminare la proposta politica che fa Perniola all'altezza della Società dei Simulacri, perché questo è forse l'elemento più caratteristico dell'opera, che penso dia abbastanza da riflettere per quanto riguarda sia il contenuto che poi l'impatto di questa proposta, sarà la seconda parte. La terza parte cercherò di vedere cosa succede dopo la Società dei Simulacri. Quindi se nella prima parte cerco di vedere Perniola attraverso Baudrillard, nell'ultima parte cercherò di pensare in certo modo Perniola contro Perniola, perché io penso che effettivamente nella fase successiva, nell'ultima fase della riflessione di Perniola, certi elementi che sono attaccati in maniera frontale in questa opera vengano parzialmente recuperati. Quindi questo è l'itinerario generale. La prima parte, come vi ho detto, è più, se vogliamo, filologica, è una filologia filosofica, nel senso che si tratta di rintracciare le fonti della nozione di simulacro in Perniola e in Lyotard. Allora, Perniola, la prima fonte, diciamo, utilizzata da Perniola si ricollega a un dibattito sul simulacro che era partito in Francia alla fine degli anni 50. Quindi, quando noi pensiamo al simulacro come una fase centrata sulla seconda metà degli anni 70, diciamo una cosa vera a metà, cioè è vero che il momento più famoso dell'uso pubblico del termine simulacro è quello lì, Scambio simbolico della morte di Baudrillard del 76, sdogana, diciamo, presso il grande pubblico. Il grande pubblico, fate le debite proporzioni, insomma, questo termine è strettamente collegato alla nozione di simulazione. È vero. Ma c'era già stata una prima fase di uso filosofico abbastanza diffuso e sicuramente molto qualificato, parte alla fine degli anni 50 con Klosowski e viene rilanciato da Deleuze nella sua interpretazione di Nietzsche, Nietzsche la filosofia, che è fortemente debitrice dell'interpretazione di Klosowski. Qui cos'è il simulacro? Sostanzialmente Klosowski e Deleuze vedono attraverso Nietzsche la storia della filosofia come la storia della rappresentazione, cioè la filosofia nelle sue varie tappe è una riedizione dell'opposizione tra idea e copie, tra un vertice, un livello alto della gerarchia, variamente posizionato a livello politico,
strettamente teoretico e così via, e le copie, buone o cattive, che comunque devono essere parametrate rispetto all'idea. Questa è la concezione platonica che poi, secondo Nietzsche, attraversa un po' tutta la storia della filosofia, chiaramente con delle eccezioni, ma insomma, caratterizza la storia della filosofia. Cosa si oppone a questo? Opposizione idea copie, il simulacro. Il simulacro è una copia cattiva, è una cattiva copia per stare alla l'accezione proprio classica del termine, è una cattiva copia che però si stacca dall'originale, è una cattiva copia, cattiva quindi diabolica, che si autonomizza e diventa quindi copia di copia, diventa ripetizione, diventa eterno ritorno, diventa quindi in parte liberazione. Sganciamento da questo riferimento normativo con l'idea. Questa è un'idea, è un concetto che si trova in Closso Schifini anni 50, viene ripreso da Deleuze e viene ripreso pari pari da Perniola. Quindi la prima fonte dell'uso di simulacro in Perniola è questa. Cosa spicca quando facciamo il confronto con Baudrillard? In Baudrillard questa fonte non c'è. Baudrillard aveva sicuramente letto il Nietzsche di Deleuze, che era un must del tempo. In uno scritto tardo dirà che l'interpretazione di Deleuze sarà superata per profondità ermeneutica soltanto dall'interpretazione di Vattimo nel soggetto della maschera, che è del 74. È plausibile che credesse effettivamente Perniola a questo giudizio, non è stato sicuramente per ingraziarsi il fratello maggiore, ma poi abbastanza allontanatosi nel tempo, parlo di Vattimo. È un giudizio sincero. È sicuramente quella. L'interpretazione lì di Deleuze è stata un riferimento esplicito per Perniola. Per Baudrillard probabilmente è stato letto, però nel modo in cui Baudrillard parla di simulacro questo riferimento esplicito non c'è. Perché? Perché il modo in cui Baudrillard parla di simulacro è debitore di una seconda fonte, anche questa anni 60, che invece fa riferimento a un altro paesaggio, quindi non è più il simulacro che entra nella storia della filosofia con Nietzsche, è il simulacro che entra attraverso la nozione di struttura. Cos'è la struttura? La struttura è il concetto che viene utilizzato in linguistica a partire dall'inizio del XX secolo con De Saussure, che permette di ricondurre la varietà dei proferimenti linguistici a delle regole astratte, la struttura, questo insieme di differenze che permette di al linguaggio, ai proferimenti materiali che vengono fatte dalle persone, di funzionare, di significare. Questa varietà viene resa possibile nel suo funzionamento da questo sistema di opposizioni detto struttura. Questo è un modello d'ordine, sostanzialmente un modello d'ordine che diventa di riduzione della complessità, che viene molto utilizzato soprattutto in antropologia a partire dagli anni 50 con Lévi-Strauss, e diventa un must del dibattito intellettuale francese negli anni 60. Quindi un po' tutto il dibattito francese ruota attorno alla nozione di struttura, beh, nel caso del marxismo, con Althusser, è una nozione a crocevia. La caratteristica di Deleuze è quella di portare questa idea del simulacro come autonomizzazione no, ancora di Deleuze, di portare questa nozione, diciamo, del simulacro come traiettoria autonoma dal riferimento normativo dell'idea, di portarlo all'interno della struttura e quindi di vedere questa nozione che di solito è vista come una nozione d'ordine, di riduttore della complessità, come una matrice all'interno della quale può passare questo flusso liberatorio. Questo è Deleuze.
Baudrillard ha a che fare con questo dibattito, ma non dà questa lettura e questa concezione di simulacro, per questo la domanda, perché la sua idea resta abbastanza fissa nel tempo, cioè la struttura è appunto una gabbia immateriale, ma è una gabbia, è la gabbia che sostituisce la gabbia d'acciaio, è la gabbia semiotica che struttura la società dei consumi. Questa è la sua idea, il simulacro è la concretizzazione, chiaramente con molte virgolette, sono le formule che danno sostanza, anche qui con virgolette, a questa idea. Ma lui, rispetto a Deleuze, dà una lettura, diciamo, cupa, della nozione di struttura. La struttura è la matrice che ordina, la società dei consumi. Ora, società dei consumi di Baudrillard è del 70 e lì c'è anche un'idea di sovversione abbozzata. Questa idea nel tempo prenderà un'altra forma, ma quello che io vorrei sottolineare qua è questo, il fatto che questa fonte, appunto il rapporto simulacro-struttura, se stiamo in Deleuze, comunica con l'altra, questo riferimento a Nietzsche. Se stiamo al modo in cui la interpreta Baudrillard, no, Baudrillard ha studiato lo strutturalismo con Barthes, quindi va riferito soprattutto a questo modo di declinare la nozione di struttura. Veniamo a Perniola. Perniola qui cosa fa? Abbiamo detto prima che quel dibattito Klosowski, Deleuze, Nietzsche entra in Perniola, ma in Baudrillard non c'è. Questo dibattito struttura-simulacro c'è in Deleuze. C'è in Baudrillard, ma con segno inverso, ecco, viene preso da Baudrillard e viene portato di peso all'interno dell'opera di Perniola. Cioè, questo è il debito più diretto che ha Perniola nei confronti di Baudrillard. Perché? Beh, perché il background di Perniola non è quello di uno studioso di scienze umane. Secondo me, adesso questo. Non ho riferimenti diretti, ma quello che si capisce leggendo il testo è che questo sia stato un prestito, una cosa che diciamo Perniola ha imparato attraverso Baudrillard, questo uso del codice semiotico e questo riferimento al codice semiotico come codice strutturante la società dei consumi. Lì il rapporto è diretto e va nella direzione Baudrillard-Perniola. Perniola la usa in un capitolo sempre della società dei simulacri in cui parla del design. E insomma sono due pagine in cui sostanzialmente i concetti di Baudrillard vengono ripresi in maniera ortodossa, diciamo. Queste sono due fonti. La terza fonte, ed è l'ultima, è quindi simulacro come eterno ritorno, Nietzsche. Simulacro in riferimento alla struttura, il secondo. La terza fonte di incrocio tra Baudrillard e Perniola sulla nozione di simulacro è il simulacro come morte. Questa è una nozione che è stata toccata all'inizio da Enea e in realtà è stata toccata anche da Pierpaolo quando parlava dell'aggancio con Perniola nello studio sulla Repubblica Sociale, perché l'interesse della Repubblica Sociale, se ben ricordo, lo scambio era sì, questa idea di Stato simulacro, di Stato che non è finto, che il simulacro non è che è una finzione, questa è una. È un simulacro, è una finzione, ma che funziona. E nel caso della Repubblica di Salò era centrale anche la nozione di morte. Quindi in quello scambio del 78, mi pare, c'era anche questa dimensione che effettivamente è centrale nell'opera Società dei Simulacri. Perché, allora, come ci arriva? Perché qua il rapporto è un po' complesso. Mentre il simulacro in senso semiotico, diciamo, Perniola lo riprende paro paro da Baudrillard, qua c'è uno scambio mutuo, perché andando a vedere, Baudrillard e Perniola scrivono due articoli nel 78 per la stessa rivista, Traverse. E poi Baudrillard citerà questo articolo di Perniola, di analisi del simulacro in riferimento alla tradizione iconoclasta. Baudrillard cita poco, pochissimo. Quindi questo è un segno del fatto che il transito, per stare in terminologia perniuliana, è mutuo. Questo va sottolineato perché spesso Perniola passa per
un simulacro nel senso sbagliato del termine, cioè un ripetitore di Baudrillard, un importatore di cosa che in Italia è comunissima, cioè fare l'import di concetti esteri. Ma se si legge bene il testo si capisce che la cosa è più complicata e qui in questo ambito cruciale in particolare le cose diventano interessanti. Adesso non posso scendere troppo in particolari, però diciamo che al centro c'è la tradizione di cui ha parlato Enea all'inizio, gesuitico-barocca. Allora, Baudrillard dice, scambio simbolico e la morte. Nella società moderna, nella società del capitalismo evoluto, non c'è più scambio simbolico. Cosa c'è? C'è solamente circolazione di segni, di valori segni, i segni dei consumi e così via. Manca lo scambio simbolico. Lo scambio simbolico dove c'è? C'era nelle società premoderne. E come avveniva lo scambio simbolico? Attraverso la morte, cioè la morte diventava, invece di essere esclusa, come è il caso delle società nostre, moderne, che sono società che proscrivono la morte, in quei casi, nelle società primarie, la morte era la fonte della socialità. Perché? Perché attraverso l'iniziazione le persone entravano in società entrando in contatto con gli antenati. Quindi la morte era condizione di possibilità per entrare in società. Questo è il discorso che fa Baudrillard. Poi parla anche della tradizione gesuitico-barocca facendo riferimento ai grandi stucchi, le grandi statue barocche dell'inizio della modernità come diciamo, necessità per nascondere in realtà l'assenza di fondamento del potere moderno. E sono quindi due discorsi un po' diversi. Perniola li fonda. Cioè, li mette insieme, li intreccia in maniera molto originale, sostanzialmente molla il modello antropologico di Baudrillard. Non lo dice, lui lo cita in maniera abbastanza piana, diciamo, però il vero punto è questo, mentre Baudrillard vede nelle società primarie, diciamo, antropologiche, ciao, Sul treno per Milano, sì, arrivederci. tanto lo Sì, vedi la uscirò su Facebook, registrazione, ciao. grazie, arrivederci. Mentre il modello alternativo rispetto alla proscrizione della morte caratteristica delle società moderne è per Baudrillard il modello fornito, descritto dagli antropologi, e nel caso di Perniola il caso rilevante è quello della tradizione gesuitico-barocca. È lì queste arti del bel morire, sono queste. Queste sono, questo è il modo in cui la morte era entrata nella società occidentale, ma in realtà, e questo è il programma, uno dei fili teorici di Perniola, questo è il modo in cui questa tradizione può ancora entrare nella nostra società. Quindi, questi sono i tre filoni. Passo alla seconda sezione del mio intervento, che è la proposta politica di Perniola, perché finora abbiamo fatto questo schema che vale per noi filologi, fan, appassionati, insomma. E il libro di Perniola, che è come al solito molto ricco, attraversato da architetture spesso un po' farlocche, nel senso che sono architetture molto interne, non sono quasi mai posate su categorie riconosciute a livello di storia della filosofia, sono delle coordinate sue, per cui bisogna entrare nel suo modo, nelle sue geometrie, nelle sue simmetrie, che poi ci sono nei suoi libri, ma sono sue. Quindi c'è da fare questa conversione e seguirlo nelle sue evoluzioni, perché è un libro effettivamente molto pieno di spunti. È una piattaforma teorica sicuramente, ma che ha anche una proposta politica. Devo dire che quando avevo letto il libro la prima volta, prima e ultima volta, si parla di fine anni 90, questa idea politica io non l'avevo tanto colta, invece vorrei richiamarla qui, proprio leggendovi alcuni passi, perché mi sembra, beh, forse una delle parti più interessanti. Perché? Allora, come ho detto, il libro viene scritto nel 1980. Ha alle spalle quindi cosa? Il giudizio sul situazionismo, che è un giudizio di distacco, in realtà irreversibile. Ha alle spalle anche, in realtà, ed è molto recente,
un distacco rispetto all'altra tradizione, cioè la tradizione alternativa, non rivoluzionaria, situazionismo. Lui aveva frequentato per anni un'altra grande tradizione di alternativa al mondo dell'utile, Bataille. Non c'è un'uscita rivoluzionaria, ma siamo all'estremo. In realtà in questo libro c'è congedo anche da Bataille. E il libro era del 77. Quindi è in realtà La società dei simulacri un'opera di svolta in cui tutta una serie di opzioni che sono state considerate, non solo considerate, vissute per come abbiamo capito che era Perniola, conoscendo Debord, conoscendo pure Klosowski, andandolo a trovare nel suo appartamento parigino e vivendo quella opzione teorica, non solo leggendola, cioè, anche questa dimensione qua di conoscenza biografica non è secondaria. Comunque questa opzione all'altezza di questo libro viene già considerata qualcosa di insufficiente. Perché? Perché la sua idea è questa. La società dei simulacri, come ho detto, non è una nozione appunto negativa di critica della società, è un invito. La società dei simulacri è un invito a sfruttare le nuove possibilità, le nuove opzioni aperte da questo nuovo ordine che da una parte è legato all'ingresso dei mass media e 80, condizione postmoderna del 79. C'è questa idea che stanno cambiando le cose a livello materiale e quindi anche come condizioni di possibilità dell'azione politica. Questa dimensione c'è. E poi c'è una dimensione di crollo di un certo ordine sociale che ha il suo simbolo nella Bologna 77. Questa è una cosa che ritorna all'inizio del libro, che verrà anche richiamata. Cosa è stata Bologna 77? In realtà, da un certo punto di vista, è la fine del 68. Cioè, il 68 scompagina il rapporto tra potere e sapere. Bologna 77 cos'è? La separazione tra potere e sapere, tra realtà sociale e teoria, ma soprattutto è la rivolta contro le rappresentazioni critiche a sinistra, cioè è quindi un rigetto di tutte quelle forme marxiste, critico-radicali, parasituazioniste, perché siamo lì, che avrebbero dovuto rappresentare e dare forma al movimento. Il movimento si esprime come rigetto di ogni mediazione, di ogni forma. Per Perniola questo è un punto di non ritorno che invece ritornerà nella sua opera come in realtà cosa da stornare. Cioè, per me questo caso, questa esperienza di quella fase lì del movimento è un qualcosa che resterà in qualche maniera come paradigmatico da un certo punto di vista, come modello negativo. Quindi siamo all'altezza di questa fase del movimento, di questa fase della riflessione di Perniola. E allora, quello che sostengo è che La società dei simulacri non sia semplicemente un libro eclettico sui simulacri. È una piattaforma teorica, come ho detto, ma orientata non a prescrivere, ma comunque a evocare un preciso modo di agire all'interno di un orizzonte post-metafisico e mass-mediale. Il libro annuncia l'avvento di una nuova dimensione in cui la cultura è chiamata a svolgere il ruolo che la politica mostra di non saper più svolgere. La società dei simulacri è la società della differenza dispiegata. Questo che si diceva all'inizio, quando si parlava di Nietzsche, delle interpretazioni di Klossowski e Deleuze. Beh, ma quell'idea lì, quella fine del mondo della rappresentazione, questa fine del riferimento normativo delle idee, dei vertici simbolici, diventa in atto alla fine degli anni 70, quello che anche attraverso l'impulso dei mass media che contribuiscono a, diciamo, togliere riferimenti normativi col continuo rimando delle famose copie di copie. Non è più un concetto filosofico, è una pratica quotidiana. Quindi questo è il momento in cui il libro si iscrive. Si iscrive come? Fa una proposta politica perdente, da un certo punto di vista folle, ma la fa.
E la proposta è la seguente: caro movimento del 77, quindi i postumi del movimento del 77, cari gruppettari, cari ribelli, smettete di fare i ribelli, mollate il casco. Mollate il casco, smettete di cercare di portare la vostra ideologia ribellistica, in realtà autodistruttiva. Smettete di tentare di portare quell'ideologia al potere. Perché? Perché le ideologie non funzionano più. Le ideologie al potere sono ineffettuali. Voi cercate di mimare il gioco di quelli che avevano il potere, ma quelli che avevano il potere in realtà non lo sanno più gestire. Rapimento Moro, le lettere, l'impossibilità di capire chi sia che tiene il gioco di quella strategia, di quella controstrategia. La crisi della gestione, la crisi della capacità di gestire una società. Questo è il contesto, e la sua proposta è: smettete di fare i ribelli, passate dalla parte del potere, non come nuova classe di intellettuali, intellettuali non ci sono più. Entrate voi singoli, parla della Lumpen intelligenza, entrate come singoli nella stanza dei bottoni. Allora questo è il punto. No, secondo me no, cioè la sua proposta non è che ha vinto. Questo è quello che, infatti, volevo dire questo, leggendo col senno di oggi, e soprattutto se non si ha in mente la direzione assunta in seguito da Perniola, si è esposta la continua tendenza a scambiare il modello di azione culturale proposto da Perniola con figure e pratiche che hanno dominato i decenni successivi, dal social network manager, che peraltro Pernioli inserisce all'interno di questa edizione come formula, che chiaramente non poteva esserci nella versione dell'80, agli spin doctor, dal filosofo mediatico al manager culturale. Eppure tutte queste figure saranno poi considerate nelle opere successive di Perniola come prodotti della società della comunicazione, formula succedanea appunto di società dello spettacolo contro cui la cultura e l'estetica saranno chiamate dal Perniola di poi a provare la propria forza e la propria differenza. Cioè, la mia idea è questa. La chiamata alle, non alle armi, Perniola chiama una specie di conversione. Gli antagonisti dovrebbero capire di essere fuori tempo e dovrebbero convertirsi a diventare devoti del simulacro, preti del simulacro. Perché l'atmosfera è un po' questa. Klosowski, se avete letto dei romanzi, cose scritte, Klosowski o Battaglia, c'è quest'aria cupa di norma che viene trasgredita, ma che rimane in qualche maniera incombente. Sono in versione un po' depauperata, ma sono atmosfere che si ritrovano in certi film di Buñuel. E quindi non c'è di sicuro quell'aria trasgressiva ribellistica. C'è i personaggi di Klosowski e le figure che ha in mente Perniola qua sono delle persone che non devono esprimere la loro soggettività prendendo il potere. No, devono farsi funzionari del simulacro. Devono semplicemente mollare le proprie pretese espressivistiche, romantiche, ribellistiche, in realtà autodistruttive, perché là si va a finire. Questo è il discorso di Perniola. E sostanzialmente, sì, farsi partite IVA del simulacro, perché non è una classe, non è un mandarinato. Lui pensa a delle singolarità che si piazzano, che si sistemano, diventano effettuali all'interno di questo nuovo sistema. Quindi, in questo senso, quello che succede negli anni Ottanta, cioè quindi non la conquista del potere da parte di queste nuove eminenze grigie, perché non succede questo. Chi prende il potere sono questi manager filosofi, questi giornalisti tuttologi e il postmoderno realizzato, che non ha niente a che fare con la proposta che fa Perniola. Nulla. Infatti, il postmoderno, nella sua versione che ho detto, di recupero della frivolezza, dell'apparenza, della
della leggerezza, del disimpegno. Beh, tutto questo è una cosa contro cui Perniola scriverà in maniera continua. Quindi sì, la proposta di Perniola cade quasi completamente nel vuoto. Voglio richiamare le formule però sue, in maniera tale che possiate poi giudicare anche voi. La dimensione culturale del simulacro non nasce da un processo di acculturazione che si svolge nell'insegnamento, nella trasmissione progressiva delle conoscenze, ma è già dato in partenza. Ad essere acculturati sono i soggetti attraverso la mediazione del giornalismo, della scuola, del partito. Questa è la vecchia società, il vecchio ordine. Ci sono delle scuole, ci sono dei poli, che tirano su i singoli, i soggetti e poi i gruppi. E questi tentano di conquistare il potere, ma culturalizzati sono quelli che dovrebbero, secondo Perniola, essere favoriti da questa nuova società del simulacro. Sono già invece per definizione i simulacri, i quali perciò stanno agli antipodi delle cose stesse di cui parla la fenomenologia. Si deve entrare nello spazio estraneo e differente dell'immagine, in cui tutti i punti di riferimento della cultura umanistico-illuminista sono dissolti. Oppure si resta nell'ambito della decorazione della mafia, dell'acculturazione e della violenza. Ecco, negli anni Ottanta succede questo. È un prolungamento in salsa postmoderna di questi giri: decorazione mafia, acculturazione e violenza. Cioè il vecchio ordine sono queste vecchie sistemazioni della società, diciamo, tardo illuminista, che si continuano in forma, diciamo, implosa. Questa è la sua idea. Quindi la conclusione qual è? Che Perniola non ci ha preso. Fino a un certo punto, sì, questa idea di golpe bianco della cultura non ha effettivamente successo. Quello che lui richiama questi operatori della cultura, a differenza degli intellettuali, gli operatori culturali non hanno nulla da proporre e non devono proporre nulla. Non hanno verità da diffondere, non fedi di cui farsi banditori, non soluzioni da presentare, non insegnamenti da trasmettere, non sono maestri di pensiero né di azione. L'operazione che promuovono è neutrale sul piano dei contenuti. Perniola pare farsi suggeritore di una conversione di massa da parte della marginalità ribellistica, iconoclasta e autodistruttiva, con un'indicazione chiara: il potere è violento ma ineffettuale, l'università è in agonia, il giornalismo affonda. Non pretendete di portare la vostra ideologia marginale al potere, esercitate il potere dei simulacri. Non fatevi martiri, fatevi eminenze grigie. Fatevi eminenze grigie, non fatevi giornalisti, accademici, politici, che è quello che invece succede negli anni successivi. Allora, quindi propone una strada alternativa all'entrismo, al marginalismo. Subito dopo, Perniola pubblica un altro libro che si chiama Dopo Heidegger, che è un libro ancora più radicale, che però ci dà lo spunto per dire che effettivamente questa proposta di Perniola non cade completamente nel vuoto. È una proposta ovviamente provocatoria e per molti versi coscientemente paradossale, ma non cade del tutto nel vuoto. Almeno nel caso italiano, nella cultura italiana, ci sono una eccezione e mezza. La mezza eccezione è Blob. Mezza perché comunque è un fenomeno mass mediatico, diciamo, interno in parte alla società dello spettacolo, però pensate a come è fatto Blob. Blob è copia di copia. Blob non ha funzione critica esplicita, non ha una piattaforma critica. È il restituire questa sovrabbondanza di immagini, di contenuti, senza un vero piano. Perlomeno questa è l'idea paradossale che nasce con Ghezzi, che non a caso è un lettore di Battaglia. Quindi, se vogliamo leggere queste pagine cercando di vedere poi delle realizzazioni e non solo un appello caduto nel vuoto, beh, quella linea lì può essere in parte un riscontro. L'altro riscontro pieno è Perniola stesso. Chi va dalla marginalità al centro? Lui. Nell'80 lui scrive per Cappelli. I libri che ha fatto sui citazionisti e su Battaglia vengono comunque pubblicati da case editrici non centrali. Nell'82, il libro di cui ho parlato dopo Heidegger, viene pubblicato da Feltrinelli.
incredibilmente, per uno che aveva scritto queste cose qua, dicendo che casa editrice è perfettamente parte di questo mix tra nichilismo e mafia. Insomma, sono parole abbastanza forti. Incredibilmente, viene pubblicato da Feltrinelli, con un caso abbastanza curioso. Pagnola diceva che questo libro era stato pubblicato ma boicottato. Mi sembra anche credibile. Mi sembra anche logico, in realtà. È abbastanza sorprendente che sia stato pubblicato perché è un libro ancora più devastante rispetto a questo, come critica delle istituzioni esistenti, nel senso che non si salva niente. Mentre Società dei Simulacri c'ha tutte queste percorsi, queste cornici anche filosofiche. Nel caso di dopo Heidegger, il taglio è effettivamente molto secco e molto distruttivo. E siamo alla terza fase, quindi il Perniola dopo la Società dei Simulacri. In parte, come ho detto, Perniola torna un po' sui suoi passi, secondo me. Secondo me, altrimenti non si capisce il senso complessivo della posizione assunta nell'ultima fase, che coincide per larga parte con il progetto di Agalma. Una piccola parentesi prima di arrivare alla fine, che sarà anche molto breve. Dicevo che la proposta di Perniola è caduta nel vuoto. Sì, è caduta nel vuoto, anche perché diciamo che la controparte si è mossa in maniera strategica, cioè il potere non si è dimostrato così ineffettuale, così in confusione come sembrava. L'esempio è l'Ope Legis dell'80, cioè Perniola scrive nel 1980 a Bologna, avendo ben presente quello che era successo e stava succedendo lì, Cappelli Editrice di Bologna, il riferimento che ha tradotto lo stesso libro di Baudrillarco su Lyotard, dimenticare Lyotard, è sempre Cappelli, è Bellasi, era l'epicentro dell'intelligenza radicale di fine anni 70, centrata ovviamente nell'università. Nell'80 l'Ope Legis va a togliere buona parte dei potenziali adepti di questa svolta proposta da Perniola, perché è l'atto con cui il governo regolarizza migliaia di precari che erano tra i motori di questo movimento di protesta. Da un giorno all'altro queste persone, anche, addirittura dei lettori, semplici lettori che avessero superato un concorso pubblico, vengono regolarizzati, diventano i ricercatori. Si parla di migliaia di persone. Poi sappiamo come vanno le cose. Questi sono i piani alti, i piani medi sono entrati in posta, i piani piccoli, i piani bassi, sono finiti in qualche strada. Parlo dell'eroina. Quindi quella fase lì si è chiusa in una maniera in cui la controparte politica ha comunque svolto dei ruoli efficaci, nonostante quel che diceva Perniola. La conclusione del suo percorso qual è? Secondo me, dopo la Società dei Simulacri e dopo Heidegger, progressivamente Perniola raggiunge la sua classicità. Secondo me questo è un po' emerso anche dagli interventi di oggi, che infatti Luigi si è concentrato sul sex appeal dell'inorganico. Sono tornati molti riferimenti a Transiti da parte di Massimo. Sono libri anni 80-90. Sì, parlerei di classicità in questo senso, cioè questa cultura del simulacro viene coltivata in proprio. Diciamo che è andata male la proposta di conversione di massa o comunque di una parte, insomma, della marginalità impegnata di quegli anni. Funziona molto a livello privato, cioè questa direi la norma che guida lo sviluppo successivo del suo pensiero, dove diventa sempre più forte, secondo me, una nozione che è stata in parte citata prima con un altro nome, quello di stile. Si parlava di Debord, no? Riferimento allo stile. Secondo me, in Perniola, una nozione che diventa sempre più qualificante, distintiva del suo operare è quello di tono. Secondo me, da un certo punto in poi, sì, è una questione di teorie, di concetti, sicuramente.
incontra una serie di esperienze, di autori, di libri che l'hanno influenzato. Lui è sempre stato molto prensile rispetto alle cose lette, alle persone conosciute. Questo è sicuro. È molto facile, anche in questo senso Agalma è un buon documento perché mostra proprio quasi il laboratorio, no? Attraverso cui ragiona e lavora Perniola. Sì, direi che però da un certo punto in poi è meno una questione di teoria e più una questione di mantenimento di un certo tono, che si caratterizza per quattro elementi, su cui sarò molto schematico e sarà anche la conclusione. Il primo elemento nel tono di Perniola è una dimensione fortemente politica, cioè quell'ottimismo cui molti di voi hanno parlato, quest'idea che il mondo va bene. Si perde da un certo punto in poi. L'idea è sempre più quella che l'azione intellettuale si inserisce in un mondo fondamentalmente ostile. Ostile nei confronti delle idee intellettuali, ostile anche nei confronti degli intellettuali. Quindi questa dimensione di disponibilità al conflitto, di preparazione a difendere le ragioni del proprio operare, ma le ragioni anche del proprio essere in quanto filosofo, questa è una dimensione che c'è quasi sempre, quindi si traduce in questa immagine, quella, la copertina della società dei simulacri, con il cane che abbaia, insomma, disponibilità al conflitto, questo è uno. Secondo elemento, un elemento di riflessività. Il suo primo libro non è stato finora ricordato, lo ricordo in conclusione, è il metaromanzo. L'atteggiamento di Perniola diventa quello del metasaggio, cioè le sue opere hanno sempre una dimensione fortemente riflessiva, mentre prima si rivolgeva alla lumpen intelligenza, da un certo punto in poi non si rivolge più ad altri, si rivolge alla sua opera, si rivolge in primo luogo a se stesso. Quello che propone non è un manifesto, come ancora poteva essere la società dei simulacri, pure enigmatico, ma aveva in certa misura la pretesa anche del manifesto. Da un certo punto in poi non sono più manifesti, sono opere in atto. Quindi, diciamo, la forza pedagogica del messaggio non passa più attraverso una prescrizione, passa attraverso l'opera che deve mostrare con i suoi caratteri quello che vuol far passare. Questo è il secondo aspetto. Terzo aspetto che mi sembra centrale e si rifà un po' al discorso appena svolto, è un tono anticatastrofico, antiapocalittico. Quello che non va, Bologna 77, ma anche i situazionisti, ma anche Cesarano, anche il naturalismo, il sublime, sono delle tendenze che portano al collasso delle mediazioni, che portano allo scontro diretto con la realtà. E alla sconfitta. Questa è la via, una delle vie, secondo me, in realtà il vero nemico, diciamo, concettuale ed anche etico di Perniola è questo. Quindi il suo pensiero ha sempre una vena anti-trash, anti-abiezione. C'è un numero di Agalma proprio sul trash. E questo è un grande modello negativo, scusa, prego. Stavo pensando, forse in fondo il vero nemico di Perniola era il o tutto o niente. Sì, ma questi movimenti qua. Appunto, lui si oppone proprio Sì. allora o tutto o niente, cioè, apocalisse o rivoluzione, come diceva il libro di Cesarano. Nonostante in Agar Agar il sottotitolo sia con me l'assoluto o niente, era tratta da Artaud, una frase di Artaud, Ma siamo Agar anni Agar, 70. 71, infatti. Cioè, questo, cioè, sono anni preparatori in cui tutta una serie di opzioni vengono vissute, ma poi anche mollate. Il quarto elemento, che forse è quello più caratteristico, e chiudo con questo perché richiama, soprattutto nel tono, se l'intervento sia di Massimo che di Luigi. Cioè,
Sì. Questa moderazione in forma di autocontrollo e autolimitazione, questo esercizio della discrezione, nutre il quarto e ultimo aspetto fondamentale del tono di Perniola, cioè il suo carattere soave, argentino, il suo fondarsi sul riconoscimento della grandezza altrui, l'ammirazione, l'amicizia, la capacità di tessere legami disinteressati. Tutti elementi che, se staccati da quanto detto prima, cioè la presenza comunque delle tendenze autodistruttive e apocalittiche, la presenza comunque di un contesto ostile all'azione intellettuale, se staccati da questi elementi, parrebbero degli atteggiamenti vagamente New Age. Non è così. Se collegati invece a questa fondamentale sì, tonalità politico-conflittuale, e beh, assumono tutta la loro pregnanza. Sono la dimensione più spirituale di una pratica che si confronta quotidianamente con le durezze di una realtà ostile, ottusa, anti-intellettuale, anti-culturale, anti-estetica. Quindi il quarto e ultimo carattere del tono di Perniola è l'essere tonico. Tonico e tonificante, autocorroborante e corroborante. Grazie. Sì, adesso mi sdoppio e se ci sono dei, beh, domande, ma soprattutto Allora, io commenti volevo e note fare conclusive, una certo. riflessione e poi un paio di sollecitazioni, di domande che ho fatto con questo tuo intervento. Innanzitutto, credo che sia da notare, non so se sia stato già notato perché sono arrivato da un certo punto in poi, che effettivamente dai primi anni 70 in cui Perniola scrive l'alienazione artistica 71 e poi il lungo saggio di Agar Agar sui situazionisti a La società dei simulacri, che è del 1980, in mezzo, cioè, da quasi 10 anni, non c'è nessun grande libro studio significativo. Perniola è stato un po' più. Beh, c'è l'opera su Battaglia nel C'è l'opera su Battaglia, c'è qualcosa. Quindi, 77. 77, sì, È però l'altra comunque è opzione. Qua abbiamo stato. uno specialista, lui e Ah, soprattutto Giuliano Compagno. Non a caso, una parte degli adepti, diciamo, di Perniola viene da questa tradizione qua. sì, però comunque voglio dire, la parte centrale degli anni 70, a parte questa opera su Battaglia, è stata abbastanza meno piena, insomma, meno prolifica rispetto. Forse c'è stato anche un momento di riflessione, no? Credo che poi l'ha portato alla fine degli anni 70, 80 e poi 80 Scrive parecchi con articoli. una identità così differente. Per quanto riguarda poi questo, io non voglio entrare nella questione proprio interna alla società dei simulacri, perché insomma è un libro che non conosco bene, però mi interessava sapere, visto che sicuramente è molto diverso, se pensi che ci può essere un aggancio in qualche modo con un altro libro, con un altro tentativo di uscire dalla modernità, però non in senso conservatore, no? Che è quello del 76 di Cacciari, di Crisis. Ora, premesso che ovviamente Cacciari è un uomo di partito, diciamo, ha fatto altre scelte rispetto al di là delle idee politiche, però secondo me No, 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 non c'è proprio ma non lo nessuna. cita, ma ne parla come un'opzione da Scusate, rigettare. scusate. Scusate, Sì, ma ma io da chiudiamo qui. 200 km temo la nebbia. Grazie a tutti. No, ma Grazie. chiudiamo. Ciao, ciao. Ma adesso Però ne tiene conto sì, ne di parla come un'opzione da questa. rigettare, come una forma di nichilismo. Nella coppia nichilismo-populismo, questa opzione qua è un'opzione nichilistica, strumentale, insomma. Poi ti dico meglio perché non lo cita esplicitamente, ma si capisce che ha in mente lui.
No, sì, no, senso che chiudiamo Ma no, perché, ma che eh sì, c'entra? Io non ma sono tanto noi nessuno. mangiamo insieme stasera, quindi. Voi avete tempo, io invece devo guidare. Sì, no, ma è importante, insomma, abbiamo No, passato ma sta no, non giornata è giusto. insieme. Scusa, Sì. adesso c'è interventi, eccetera, che devo Vabbè, accettare, no? Cioè, ce ne insomma. sono di interventi, Sì, come no? saranno un po' stanchi Saranno. forse. Scusate di nuovo. Va bene, ciao, ciao. Siete obbligati agli interventi. Scusa, concludi la... Ah, sì, ne parla, non in maniera esplicita, sì, crisis, quindi questo recupero da sinistra, perché c'è anche questo, di Schmitt, c'è all'interno di questo libro. No, lui... Lì, a quell'altezza lì, perché ora pensa che sia una mossa all'interno di questo nichilismo filosofico. Cosa intende per nichilismo filosofico? Si prendono le posizioni a seconda dell'interesse contingente. Quindi c'è un collasso tra la dimensione filosofica e la dimensione politica. È Cacciari, è lui. In cui, beh, sì, non solo lui, ma insomma è l'operaismo, quello politico, insomma, che ha questa modalità qua molto colta, ma anche molto disinvolta, sotto sotto cinica. Questo è il senso Io della... domandavo Sì. da No, però dal punto di vista dentro la materia, punto di vista di perché Perniola è sono questo: questi sono degli apprendisti stregoni, cinici, che pensano di dominare, tra non ne l'altro, questi parlava neanche concetti. Eco del resto, che io sappia, no, nel senso non amava, insomma, tutta No, questa poi vabbè, il ritorno, idea. se per Cacciari, ritorna Cacciari nelle prime pagine del libro sull'estetica italiana, che è la vetta, secondo me, dell'ultima produzione di Perniola, gli ultimi 40 anni di estetica italiana, le prime pagine sono su Cacciari. Ma non tanto di questo, però insomma ne parla. Lo mette tra quelli che utilizzano l'estetica come esperienza del bello, come armonia. Quindi non è il Cacciari di Crisis. Quello di Crisis, la giudizio è quello Dico lì. questo e poi mi taccio, che perché noi diciamo che veniamo dalla storia dell'arte, apprezziamo Perniola molto più per esempio di un Vattimo o di un Cacciari, eccetera? Perché Perniola la storia dell'arte del Novecento la conosce, la conosceva. Molti estetologi la storia dell'arte del Novecento, l'idea di avanguardia, eccetera, tuttora non ce l'hanno presente, quasi nessuno, nel senso, in Italia lui era un vertice su questo, insomma. Quindi ecco perché a noi che veniamo da una formazione storica artistica, Perniola piace, diciamo, un attimo meno, come si chiama, Cacciari di meno, altri, insomma, Ferraris, insomma, parliamo proprio. Vale tutto. Sì, era stato facile, profeta. Direi che possiamo chiudere qua questa giornata, che mi pare sia stata bella. Beh, ringrazio anche a nome di Pierpaolo tutti i convenuti, tra l'altro resistenti fino alla fine, i relatori, e con cui continueremo la serata con lo stesso spirito conviviale dimostrato durante il pranzo. Grazie e alla prossima.